Ciao a tutti e dopo un bel po' di tempo, bentornati sul mio canale Michael McClans. Dunque, ultimamente la mia attività di YouTuber è notevolmente diminuita per due ragioni che vi vorrei motivare. La prima è che mia figlia, stando a casa più tempo, perché anche le sue amichette, qualcuna alla casa giù, magari in Sud Italia, sono andati dai nonni, un po' perché qualcuno non esce. Un po' perché a casa di più, ecco, tiene il mio telefono e quindi non avendo il mio cellulare dietro con la webcam del mio computer è molto vecchia, si blocca. Di conseguenza ho anche meno io possesso del telefono e giro meno video. Prima, secondo perché per parlare sempre di politica preferisco non fare video, tutto lì. Bene, in questo video di oggi vorrei tornare a parlare del mio grande amore che sono i motori. Quest'anno all'interno della stessa casa automobilistica si festeggiano due compleanni. Sto parlando dei 110 anni dell'Alfa Romeo e dei 50 anni di uno dei modelli Alfa più rappresentativi, più belli dal punto di vista estetico, ma controversi sotto altri aspetti. Sto parlando dell'Alfa Romeo Montreal. Per chi non l'avesse mai vista, io prendo il telefono, vado verso il computer. Questa, se non l'aveste mai vista, è l'Alfa Romeo Montreal. Si tratta di una GT, di una splendida GT, eccola qua, una splendida GT che è un 2 più 2, quindi ha due sedili anteriori più due posteriori, non solo, la vediamo da parte dietro com'è, che è stupenda. La vediamo nel suo interno, mi avvicino, da notarsi già in optional, comunque quasi comune a tutte le Montreal, l'aria condizionata davanti al portacenere vicino al cambio, nel tunnel centrale sotto l'autoradio, i comandi degli alzacristalli elettrici, che per l'epoca nel 70 quando esce sarà prodotta da 70 a 77. E il suo bellissimo motore V8, dove zoomando vedrete sistema iniezione spica Alfa Romeo, è un'iniezione tipo diesel, come quelle diesel meccanica, doppia pompa, una per ogni bancata. Il motore è un V8 2007, circa 3000 scarsi, 2006, V8, 4 alberi a camme, 2 per bancata. È un'auto praticamente come se fossero due motori 1.300 messi insieme. Com'è fatta lo vedremo dopo, lo spaccato lo vedremo dopo. Tornando a noi, l'Alfa Romeo Montreal, dicevo, è una GT 2 più 2 prodotta dal 1970 al 1977 in neanche 4.000 esemplari. Già dopo soli 4 anni di produzione non riuscivano più a venderla perché costava 5 milioni e 700 mila lire nel 1970, quando una Lancia Fulvia costava 1,5 milioni, poco più di 1 milione, che erano già soldi, e una super utilitaria come la 500, che è stata prodotta fino al 72, il Cinquino, costava 500 milioni, neanche, insomma, mal calcolati 600, neanche 600 mila lire. Questa ne costava 10 volte tanto. Il prezzo è stato una delle cose più. Vediamo un po' perché nasce l'Alfa Romeo Montreal. L'Alfa Romeo Montreal doveva vedere la luce nel 1967 per il centenario del Canada, Federazione Canadese. L'Alfa Romeo nel nord Europa e nel nord America era molto molto stimata, in quell'epoca poi faceva auto molto belle perché puntava tutto sulle auto prestigiose, ma abbordabili, con prezzi alti, sì, ma un buon professionista, un impiegato, insomma, un insegnante con due stipendi, poteva permettersi una Giulietta, anche una Giulietta Sprint, no? Un'Alfetta, successivamente poi quando arriverà l'Alfetta GTV, insomma, poteva permettersi, ma non una Montria. La Montria costava effettivamente forse più di una Ferrari, quanto una Ferrari se non di più. La Fiat Dino costava forse di meno all'epoca, qualche anno prima, via. Del 66 costava forse meno e aveva motore Ferrari.
La Stratos, ecco, la Stratos che fu uscita successivamente costava effettivamente molto, ma era un'auto da corsa, era un'auto diversa, con un'altra filosofia. Ma per un'auto come la Montreal, chiaramente, che era un'auto comunque di serie, costare 6 milioni nel 1900, scusate che metto un parasole che sto morendo, nel 1900 e negli anni 70 era effettivamente un prezzo molto molto alto, molto molto alto. Cosa c'è da dire d'altro? Doveva nascere appunto nel 1967. Nel 67 non è pronta, non si sa che motore montarci, perché all'epoca il motore più bello era il 1.6 bialbero da 130 cavalli, che non si addiceva un'auto come questa disegnata da Bertone, mi pare da Gandini, da Maurizio Gandini, per la Bertone, un'auto 2 più 2, sportiva, 4,40 m, quindi imponente, no? 1,70 m di larghezza, insomma un'auto imponente, no? Un abitacolo comodo, potete vedere dalle foto che vi ho fatto vedere, che è molto bella, molto elegante, insomma aria condizionata, vernice metallizzata, a richiesta, già l'idroguida, insomma era un'auto all'avanguardia su certe. Non lo era dal punto di vista però del telaio. Nel telaio si sceglie quello della Giulia. La Giulia è sì una buona macchina, niente da dire, ma è un'auto che è per potenze fino a 140 cavalli neanche, non era gestibile una potenza più alta di 150 cavalli. L'Alfa Romeo Montreal ha un motore 8 cilindri V, progettato da Busso, che sarà il papà dei V6, dei mitici V6 Alfa, che altro non erano, come ho detto prima, è un 2007 scarso, un 2006 via, quindi sono due motori 1.3 in pratica messi a V, derivati l'uno, insomma. E il risultato è un motore da oltre 200 cavalli che spinge l'auto quasi a 230 all'ora. Nelle preparazioni da gara supera i 300 cavalli e i 260 all'ora, quasi. Con un telaio inadeguato alla prestazione dell'auto. Vediamo, scusate, sposto, mi giro un attimo. Vediamo com'è fatta la Montreal. Vediamo un po' com'è fatta la Montreal per capire, scusate, il parasole è caduto, per capire i limiti di questa autovettura. Come potete vedere, la Montreal ha il classico sistema motore anteriore enorme, enorme, che è un V8 a cinghia, distribuzione a cinghie, i fari a scomparsa parzialmente carenati, la trazione è posteriore, zoomiamo, ma quello che salta all'occhio, che tanti alfisti, che se ne intendono un po' anche di auto, si noterà subito, zoomando sul posteriore, mi sposto, guardate la parte posteriore, potrete notare che cosa? Potrete notare che l'auto non ha il sistema cosiddetto transaxle. Che cos'è il sistema transaxle? Il sistema transaxle è una distribuzione degli organi di trasmissione del moto, quindi della trasmissione in sé, che praticamente separa la parte meccanica del motore da quella della trasmissione. Mi spiego meglio, la Montreal monta il telaio derivato dalla Giulia. La Giulia è un'auto che aveva una potenza al 1.6 che non superava i 140 cavalli. Poi nelle varianti TZ, tutto quello che volete, ma era un'auto che comunque poteva arrivare sui 160-170 cavalli, non 220, 230, 300, 350 nelle elaborazioni, come si parlava di un motore V8 generosissimo perché facilmente elaborabile, truccabile come potenza, già generoso di suo, perché era derivato da uno dei più potenti motori dell'Alfa, che è quello dell'Alfa Romeo tipo 33 stradale, che è un 2000 V8 da oltre 300 cavalli, se non più di 300, a 8000 giri, 9000 giri, un motore enorme. Enorme dal punto di vista prestazionale, ma minuscolo dal punto di vista della cilindrata. Doppia candela, valvole inclinate, insomma, cilindri fatti in un certo modo,
che portavano un piccolo motore V8 2000 ad avere potenze da motori 4000. Rimarrà nell'immaginario collettivo come una delle più potenti Alfa di tutti i tempi, la 33 stradale, degli anni, di qualche anno prima. Magari vi lascio poi sotto nei link, oltre a sentire come romba questa macchina, come va, come è fatta su strada, vi metterò anche un piccolo video della sua progenitrice diretta, della Alfa Romeo 33 stradale, che è poi sono questa e la 33 stradale, la mamma della ultima 8C competizione, della qua più piccola 4C, che si ispirano molto a questa macchina qua, più la 8C perché ha il motore anteriore. La 4C è un motore posteriore, quindi è di tipo più simile all'X19, più simile alle Ferrari, con motore centrale posteriore. Questo motore anteriore, trazione posteriore, cambio anteriore, differenziale posteriore con l'asse classica vettura, tutto motore davanti e trazione dietro. Classica, molto ballerina. Ponte rigido dietro, ponte rigido tipo camion, fatto per chi non se ne intendesse, differenziale ponte rigido, e questo era uno dei limiti che l'auto nelle competizioni spaccava il differenziale perché le vibrazioni e sulla velocità sbandava, insomma non teneva la strada, troppo, non dovevi tirarle troppo il collo perché ti ammazzavi, tutto lì. Per il resto, se avessero usato il sistema transaxle, che poi ha un pezzo sull'Alfetta e sulle successive GTV, Alfetta cosiddette, la nuova Giulietta degli anni, primi anni 80, 77-78, l'Alfa 90, l'Alfa 6 no, l'Alfa 90, l'Alfa 75, l'SZ, l'RZ, la Spider no, la Duetto perché ha il pianale della Montreal, della Giulia, e quindi anche. Mi pare l'Alfa 6 non aveva, se non sbaglio, aveva il ponte De Dion, che è un po' meglio, ma non aveva le sospensioni posteriori indipendenti. Quindi l'Alfa Romeo Montreal nasce come Gran Coupé, come auto di prestigio, non riescono a produrre neanche 4000 per gli alti costi di produzione e i difficili costi di distribuzione. Nelle concessionarie non era presente la macchina quando la volevi vedere, e le concessionarie, se potevano, non la ordinavano perché era difficile da vendere, dato il costo esorbitante, improponibile, con cui veniva venduta. Che per il motore, che era un motore moderno, un motore relativamente economo, cioè consumava tanto, ma non tantissimo come la concorrenza, per esempio le Ferrari o le grandi Maserati, le Lamborghini o le auto americane, consumavano molto di più. Questa è un'auto da 7 con un litro, insomma, in città arrivava a 5 e mezzo, ma in città sul misto ti faceva 7, 8, poteva arrivare a 9 proprio andando piano. Era comunque, consumava, ma per il V8 era accettabile. Cosa non andava bene in telaio? Se davanti era quattro freni a disco ventilati, non più entrobordo i freni a disco, ma quelli posteriori sul mozzo, quindi insomma compensava l'assenza del transaxle con i freni non più entrobordo, ma che non potevano perché col ponte rigido non puoi mettere i freni entrobordo per forza, perché il semiasse è scatolato col differenziale, quindi ponte rigido. E quindi hanno scelto i freni nel mozzo come le auto, la maggior parte delle auto contemporanee. Era l'avanguardia per i quattro freni a disco, per le ruote, se non sbaglio, erano di leggermente diverse di dimensioni. Adesso questo non lo ricordo, non si capisce. No, erano uguali, è la DeLorean. Dello stesso progetto, da una delle sue discendenti, è appunto la DeLorean di cui vi ho già parlato, che è sempre un disegno. Non è un disegno Bertone, ma Giugiaro, ma è un progetto destinato, era destinato all'Alfa Romeo e a montare il motore V8 della 33 stradale. È uno dei tanti progetti 33 stradale, che so, la Barracuda, me ne vengono in mente, Barracuda, non mi ricordo, la Carabo, tutti questi vari 33 stradale, una di queste doveva essere la DeLorean, che poi è stata scartata, come dissi nel video
nel video della DeLorean. Quindi c'è un legame, un'auto un po' più recente, la DeLorean, ma il progetto 33 stradale arriverà fino agli anni 80 inoltrati. Questo è un motore storico dell'Alfa Romeo. L'altro grosso problema dell'auto, appunto, era l'enorme coppia con un cambio comperato dall'Alfa Romeo dalla ZF, perché non c'era nessun cambio Alfa in grado di non sfasciarsi con la coppia enorme di un motore vuoto. Tutto lì. Era enormemente costosa perché era in parte assemblata con componenti non Alfa Romeo. Non intendiamo dire che fosse stata un'auto a livello di Arna, attenzione. L'Arna era una buona auto con una carrozzeria di merda. Questa è un'auto che sotto è un'auto di merda con un'enorme meccanica raffinata. L'unico errore è stato il telaio non adeguato, che potevano prendere da Fiat, potevano prendere, fare un accordo con la BMW, con qualsiasi altro produttore e farsi solo fare la parte posteriore del telaio. Mercedes, per esempio, che già montava, le Jaguar E, che se non sbaglio montava già le sospensioni posteriori indipendenti. Tutto lì è una questione di ponte posteriore che non va bene per una coppia motrice come il V8. Per il resto il risultato è un'auto da 230 all'ora, 230 cavalli circa, a 7.000 giri di rotazione, mi pare più di 7, quasi 7.000 giri di rotazione, un design bellissimo, una delle più belle Alfa di serie con la 33 stradale che è prodotta solo in 16 esemplari, essere mai stata prodotta. Oggi a quotazioni dai 40 ai 90 ai 70 mila euro, 80 mila, in buono stato. È una bellissima auto che ha bisogno di essere guidata come una signora, non come una ragazzina che balla rock and roll, ma una signora che porti a ballare il liscio, perché sì, Skoda la fai divertire al momento giusto, ma con parsimonia, se no è un'auto che ha una pessima tenuta di strada. Detto ciò, io non proseguo più oltre sull'Alfa Romeo Montreal. Ricordiamo, è un 2006 V8, prodotto in neanche 4.000 esemplari. La dirigenza Alfa Romeo sappiamo com'era, quindi non sto a fare commenti. Ed è oggi un'icona di stile, una delle più belle carrozzerie di quegli anni. Purtroppo con un telaio troppo arretrato rispetto alla quando l'hanno fatta uscire. Se fosse uscita 3 o 4 anni prima, poteva anche andare bene, ma non con un motore vuoto. Il motore è troppo grosso. Insomma, è come guidare chi ha avuto l'Y10 Turbo, lo sa, la 1 Turbo, la Renault 5 Maxi Turbo, la Peugeot 205 T16, quelle auto difficili.